Andy, non saprei francamente cosa hanno in animo. Io voglio precisare invece, sostanzialmente questo: l'amministrazione ha a cuore il bene pubblico, la pubblica amministrazione, l'interesse prevalente dei cittadini. Naturalmente siamo aperti alle buone relazioni sindacali, ma la nostra stella polare è l'interesse pubblico e l'interesse della città. Noi abbiamo disposto con un atto deliberativo punti fondamentali che sono... Diciamo, come mio predecessore nel ruolo di assessore alla mobilità si è impegnato tanto per questo intervento di riqualificazione, quindi potremmo presentarci ancora meglio agli occhi di tanti cittadini, dai tanti ospiti che saranno nella nostra città nei prossimi giorni. Grazie mille. Mi hanno voluto qui per completare questo lavoro che abbiamo iniziato qualche mese fa. Il progetto nasce, come diceva Mimmo, da una migliore organizzazione della piazza che troppo spesso è magari diretto all'università piuttosto che altre istituzioni. Quindi questo è stato l'obiettivo che poi ha fatto nascere nell'area sottostante complicato, stanno procedendo a tutta una serie di i sistemi legati alla disabilità. Grazie a tutti. Teniamo una bella piazza che viene riqualificata, fondamentalmente si tratta di un sistema di flussi di traffico che vengono razionalizzati, si sistema anche l'area di parcheggio adibito per i tassi e quindi doniamo fondamentalmente anche una padronizzazione molto più dignitosa, molto più estesa per i cittadini salernitani, e credo che questo sia anche il modo migliore per accogliere i tanti turisti che arriveranno qui a Salerno in occasione di Lucida Artista. Ringraziare quanti hanno collaborato a realizzare questa bella opera. Luca Cascone, che mi ha preceduto, ha ricordato, abbiamo vinto le sue reticenze, non voleva parlare, invece è utile che l'abbia fatto, perché anche questa opera si ascrive al lavoro messo in campo dall'amministrazione di Luca nel corso degli anni. Volevo dire che questa è una piazza che restituiamo alla città. Luca Cascone lo diceva prima, Mimmo De Maio lo ricordava, è un tentativo di razionalizzazione dei flussi di traffico. Qui si fermeranno solamente i pullman di passaggio e sono stati riservati due posti pullman per i mezzi sostitutivi delle ferrovie dello Stato. Quindi la piazza diviene un impianto razionale dove si potrà circolare con sufficiente tranquillità e dove si potrà restare in attesa del treno, scendendo dal treno per organizzare il percorso che si intende fare nella città.